Buonasera a voi, buonasera a voi. Parleremo di Regno di Sardegna e di quel Regno di Sardegna che a un certo punto della nostra storia diventa Repubblica Italiana. Lo diventa in un percorso un po' lungo, ecco, qualche secolo. Ne parleremo con professor Francesco Cesare Casula, benvenuto, e ne parleremo con il dottor Gherardo Ghenardini, benvenuti. Allora, prof, molto semplice, però ci aiuti a capire. Inizia il Regno di Sardegna. Quando inizia? Il 19 giugno 1324, il documento dice mane di mattina, di martedì mattina. Cosa succede? Beh, prima di dire questo succede, se permetti, vorrei precisare una cosa che in genere non si sa o non si capisce. La questione Regno di Sardegna è un nome, è il nome che si dà a cosa. L'importante è la cosa, non come si chiama. La cosa è lo Stato, cioè nel 19 giugno 1324 si crea in Sardegna uno Stato. Uno Stato. Perché ci tengo a precisare? Perché lo Stato, finché non finisce, è ancora in atto. E lo Stato che è nato il 19 giugno 1324 non è ancora finito, perché è ancora il nostro Stato. Solo che ha cambiato il nome, ma cambiando il nome non è che si cambia lo Stato. È come se una persona, invece di Cesare Casula, si chiamasse Antonio Casula. Sempre io sono. Posso cambiare il nome, ma rimane il fatto. Allora, sono andata a studiare un po'. Nel dizionario, statualità e Stato sono una comunità, un ordinamento, un apparato. Una comunità, cioè un insieme di cittadini che costituiscono lo Stato, un ordinamento, cioè un insieme di norme giuridiche che compongono Perfetto. I riferimenti legali, no, di diritto al quale il popolo si attiene, e l'apparato invece è quell'insieme di entità diversificate che compongono l'ordinamento generale. Perfetto. Più il territorio. Ovviamente il territorio. Quindi territorio, popolo e potere sovrano. E quindi c'è un vincolo fra le parti. Benissimo, perfetto. Come lo leghiamo tutto questo insieme? No, si lega nel momento in cui il popolo, il territorio e le leggi che regolano quel popolo si sganciano da qualsiasi dipendenza da un altro e si rendono indipendenti e sovrani. Sovrani vuol dire che non riconoscono nessuno al di sopra di sé, sovrano sopra di sé. Da quel momento nasce lo Stato, che è diverso da quello vicino. Per esempio il nostro Stato, che abbiamo un territorio anche non contiguo, perché comprende la Sicilia, la Sardegna, le altre, è diverso da quello francese. Basta passare una linea, che è il confine, che si ha in un altro Stato dove c'è un altro popolo con le sue leggi e il suo territorio. Quindi ogni Stato è come una, come posso dire, un contenitore. Un contenitore. Noi cerchiamo di insistere su quello, essendo io sardo fino alla punta dei capelli, pur essendo nato fuori, insisto per dire, state attenti, che lo Stato, il contenitore, è ancora sardo. Quello che si chiama Repubblica Italiana, come hai detto, non è che è Repubblica Italiana, quella è come è costituito dentro. È come se tu dentro... È l'ordinamento. È l'ordinamento, sì. Con la Costituzione. Prima eravamo monarchia, poi siamo stati Repubblica, potremmo entrare di nuovo in monarchia, per carità speriamo di no. Però quello è come costituito dentro. Ma il recipiente è sempre quello, ed è sempre nostro. E senza il recipiente non c'era il popolo, cioè noi, o i miei nonni, i miei trisnonni, i bisnonni, eccetera. Non c'era la storia che c'era, perché è una storia nostra, non c'era niente, voglio dire, senza il recipiente non c'è il minestrone, cioè la storia. Quindi tutta la storia comincia con la Sardegna, la storia, quella che chiamano italiana, è falsa. Quella è storia della penisola italiana, che tra l'altro poi ne parleremo. La storia italiana vera, dello Stato italiano, è ancora la storia sarda all'inizio per 537 anni, fino a che non ha cambiato il nome in Italia e ci hanno fregato, perché da quel momento
la storia è diventata quella della penisola e non più dello Stato, ed è un imbroglio italiano tipico. Come la mettiamo? Io conosco bene gli studi del professore e sa anche come la penso, però non possiamo nasconderci che questa tua visione della nostra storia, nostra sia sarda che italiana, non è pacificamente accettata, anzi certo che no. Ha trovato degli oppositori anche di un certo spessore. Vero. E infatti, quando arriveremo a parlarne fra un po', penso, perché fino a che ci limitiamo a parlare della storia, fino al famoso passaggio in cui è sparita la Sardegna, è comparso la questione d'Italia, e fin lì ci possiamo anche andare tranquilli. Poi però c'è da capire, proprio dal punto di vista, come dicevi tu, del diritto costituzionale o addirittura internazionale, che cosa è successo dopo la perfetta fusione. Cioè, c'è chi sostiene che la Sardegna è sparita, che la Sardegna non esisteva più, che al posto della Sardegna è arrivato qualcos'altro. E questo magari ne possiamo parlare quando ci arriviamo. Adesso io volevo fare questo inciso. Hai detto benissimo, hai toccato, diciamo, il cuore del problema. Qual è il cuore del problema? Quando nel 1861, abusivamente, senza legge, ha cambiato il nome allo Stato dal Regno di Sardegna al Regno di... Perché dice senza legge, professore? E perché? Perché senza legge? Perché non c'è legge. Chi l'ha detto che siamo il Regno d'Italia? Non c'è una legge. Se il Parlamento avesse detto che... Non c'è stata una votazione. Che il 17 marzo 1861 si vota e si stabilisce che lo Stato cambia nome dal Regno di Sardegna, io non dico niente. Ma non c'è. Io conosco tutti i documenti parlamentari. Ce li ho in copia. Non c'è. Cos'è? Com'è che diventa Regno di Sardegna? Perché il giorno dopo, lunedì, cioè il 18 marzo, lunedì, il tipografo a Torino della Gazzetta Ufficiale sulla testata ha tolto la parola Regno di Sardegna e ci ha messo Regno d'Italia. Olè! Siamo Regno di Sardegna perché un tipografo ha cambiato. Ma questo, per carità, io sono contento che abbia cambiato, per carità, non ci do. Quello che non sono contento è che, adesso torniamo al suo problema, è che la storiografia, il passato, diventa quello della penisola italiana dal momento che si chiama Regno d'Italia e non quello della Sardegna. Allora, tornando a Bomba, come dice lui, la storia è conseguenziale. Cosa vuol dire? Che senza il padre non c'è il figlio, senza il nonno non c'è il padre, senza il bisnonno non c'è il nonno. La storia è conseguenziale, il che vuol dire che non è che sparisce la Sardegna, può sparire per carità, si può fare tutto, però dentro c'è il fatto che senza di noi non c'era l'Italia, perché è conseguenziale. Se tu torni indietro, è tutto legato, cioè senza la battaglia di qua non c'era quel risultato. Quindi è inutile quello che hanno fatto di cambiare la storia e diventare la storia della penisola, è un falso, cioè si chiama storia di convenienza, non di scienza, perché non c'è nulla di scientifico. Cosa c'entriamo noi con le quattro repubbliche marinare o con Federico Barbarossa o con i papi? Quella è la storia della penisola italiana, che non è dentro la storia dello Stato italiano. Per carità, bella, la studi, però la studi come un'altra storia, non come la tua storia. La tua storia è, che piaccia o che non piaccia, quella della Sardegna, cioè del Regno di Sardegna. Anche se dobbiamo dire, il Regno di Sardegna non fu fatto dai sardi indigeni, fu fatto dai catalano-aragonesi. Quello è un altro discorso. Quindi il mio diventa un problema politico, non un problema storico. Politico nel senso che se viene riconosciuto politicamente che noi siamo i genitori di quello che è oggi si chiama Repubblica Italiana, cioè dello Stato oggi chiamato Repubblica Italiana, se siamo i genitori, tu figlio devi trattare i genitori come genitori, non come l'ultimo della classe. Siamo 20 regioni o 21,
regioni, siamo considerati l'ultimo della classe, dovremmo essere i primi. Quindi il mio è un problema politico. Dire alla regione, tira fuori gli attributi e metti in conto la statualità. Allora, torniamo al tuo problema e al tuo libro. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ci ritorniamo subito. A fra un attimo. Bentornati, bentornati. Stiamo parlando di Regno di Sardegna, in realtà ci siamo un po' arenati in una cosa un po' più difficile, perché stiamo parlando di statualità e forse anche di autonomia rispetto certo. alla statualità. Certo. E lei prima accennava alla Francia e a territori non necessariamente contigui. Lei ha scritto delle pagine sull'insularità, ad esempio. Certo. No? Ecco. Io volevo rifarmi un attimo a quello che ha detto il professore pochi minuti fa, e cioè non ci devono essere dei salti nella storia o nelle vicende, anche nelle vicende domestiche. Nelle vicende domestiche, quando muoiono delle persone, si apre una successione. Nella successione ci devono essere gli eredi identificati, non ci possono essere dei salti. Ragion per cui, quando si parla di uno Stato, la prima cosa che ci si deve chiedere è: qual è l'atto costitutivo? Cioè, dove nasce? Può nascere in maniera violenta, ci può essere una guerra con un vincitore o uno sconfitto. Altrimenti, come diceva il professore, ci deve essere un atto formale di qualcuno che dice: da oggi siamo questo. Sì. Eravamo un altro, oggi insieme decidiamo, da soli o con altri, di diventare qualcos'altro. Sì. Ecco, quello che il professore diceva, questa cosa è mancata. All'improvviso, quello che era il Regno di Sardegna è diventato il Regno d'Italia. Però è quello che era prima e rimane anche dopo. Ragion per cui, parlando tornando ai termini dei contenuti e contenenti, possiamo essere d'accordo, certamente, su quello che ci dice il professore. Il problema è capire come possiamo definire il soggetto che è comparso dopo. Era uno Stato composto da altri Stati, cioè i due che morivano e ne nasceva uno nuovo? C'era uno che assorbiva l'altro? C'era uno che ha continuato a restare quello che era prima e un altro in qualche modo si è infilato dentro? Questo aspetto è forse quello meno studiato, meno approfondito. Perché? Perché tutti, anche sui libri di scuola, diamo per scontato una certa cosa. E brevissimo, aggiungo solo un'altra cosa. Quello però che secondo me bisognerebbe chiarire è perché il professor Casula insiste su questa teoria. Perché? Cioè, dove vuole arrivare? Allora, rispondo a questo o all'altro? Perché no, prima ne ha messe tante di domande. Allora, cominciamo prima con questo, poi parliamo di quella lunga pagina del Risorgimento. Il mio scopo, che purtroppo alla mia età non ci riesco più perché ho provato, cercare di stimolare la mente dei miei conterranei. Noi sardi abbiamo una mente isolana, non abbiamo la capacità di pensare alle potenzialità di certe cose. Allora, tu hai scritto un libro sull'insularità. L'insularità potrebbe essere una maniera per risolvere certi nostri problemi, per esempio una certa sanità, trasporti, lavoro, commercio, istruzione. È una maniera, per carità, perché effettivamente isola siamo, cioè siamo lontani dal continente italiano, dalla penisola italiana, e lontani anche dal governo centrale, anche se abbiamo dei rappresentanti nel governo centrale. E risentiamo di questa insularità. Per risolvere il problema dell'insularità ci sono due possibilità, non tre. O facciamo una rivoluzione del tipo irlandese. L'Irlanda si staccò dalla Gran Bretagna nel primo cinquantennio del 1900, ma con sangue, tanto, tanto sangue. Oppure come Malta, senza sangue, ma c'è riuscita anche lei, e non ha quindi bisogno dell'insularità.
loro ormai hanno gli aerei propri, la sanità propria, la bandiera propria, tutto quello proprio, non c'è bisogno di dipendere da nessuno. Noi sardi non credo che arriviamo a questo. Perché? Prima di tutto perché saremmo incapaci di fare una rivoluzione. Non siamo certo i francesi, non abbiamo quel fegato. Ma al di là di questo. Allora ci rimane un'altra storia. Cercare nel percorso storico, che è un percorso lunghissimo, perché noi veniamo dalla preistoria, dal paleolitico, cioè da 6.000 anni avanti Cristo, quindi sono 9.000 anni di storia, cercare qualcosa che ci renda particolarmente importanti. L'unica cosa è che noi siamo ancora i genitori dello Stato che nel 1861 cambiò il nome abusivamente in Regno d'Italia, cambiando tutto il pregresso, quindi imbrogliando enorme, e adesso dal 1946 Repubblica Italiana. Anche quello in forma del tutto criticabile, perché non è tutto semplice. Io ho letto 6 libri della libreria della biblioteca di Cossiga di Andreotti. Ci sono 6 volumi sul periodo del 2 giugno 1946. Non è tutto tranquillo, perché mancavano molte regioni al voto e anche il voto. Sì, dice che ha vinto la monarchia. Stiamo parlando del referendum. Ma Umberto II, andando via, disse: è un colpo di Stato. Vado via per non fare la guerra civile. Io vado bene. Io sono uno storico, indipendente, anche se l'unica volta che ho fatto politica è da repubblicano, quindi non mi dovete dire che sono monarchico. Però è vero, fu quasi un colpo di Stato. Quello per quanto riguarda l'interno dello Stato, cioè la Costituzione, ma il recipiente, come dice Simona, è ancora sardo. Allora sfruttiamo questa sardità del recipiente in termini politici. Come? Secondo me, cambiando la testa ai sardi, ma non quelli già nati, cioè della nostra età, perché quelli non le cambierai mai. Cambiando ai bambini, cioè cominciando dalle elementari nostre, le medie, il ginnasio, il liceo, e cambiando le mentalità. Come? Insegnandoli la storia d'Italia, visto che si chiama Italia, vista dalla Sardegna, non vista dal continente. Perché vista dal continente, loro ci mandano la loro storia. No, io ti mando la mia storia, è sempre storia d'Italia, ma vista da qui. Quindi cambiamo il calzino. Allora non c'è bisogno di rivoluzione, sarà una rivoluzione storica, culturale. Io ho scritto, per rispondere a te, ho scritto un libro intitolato Rivoluzionare la storia. L'ho già presentato a 3 case editrici della penisola. Me l'hanno bocciato. Vada bene, sono solo documenti, Documenti che parlano di Sardegna continuamente. Per esempio, la cessione di Nizza e Savoia è la Sardegna che cede alla Francia Nizza e Savoia, non il Piemonte. Cioè, l'esercito è esercito sardo. C'è a Torino una statua dove c'è scritto esercito sardo, però non si legge, perché non piace. Cioè, talmente noi siamo stati zitti, non gridando questa verità storica, che il continentale ne ha abusato per ficcarci la sua storia, che è una storia tutta frazionata fino al 1861, una storia completamente diversa. Perché il continentale ha fatto questo? Il continentale intendo il peninsulare. Perché effettivamente il problema ancora oggi è formare la nazione italiana. Nazione vuol dire avere tutti in comune gli stessi sentimenti, la stessa cultura, la stessa lingua, ma non è così, perché ancora oggi la nazione italiana non è fatta. Il siciliano parla siciliano, non parla l'italiano. Il napoletano parla il napoletano e non l'italiano. Io ho visto un film a Londra, un film sulla Camorra, sulla Camorra,
e ho dovuto leggere i sottotitoli in inglese per capirlo, perché non capivo il napoletano di quello che parlava. Non siamo ancora. Allora, il problema base politico italiano è quello di formare una nazione, ma per formare una nazione bisogna inventargli un passato italiano. Ma quello è un passato della penisola italiana, non dello Stato italiano. Per dirla povero, Dante non è italiano di territorio, ma lui è un fiorentino che se vedeva uno dello Stato a fianco, lo combatteva. La battaglia di Campalbino Vanta e combatteva. Vicini di casa. Cosa? Bisogna capirlo. In questo, no, mi dica. Ecco, proviamo un attimo a tirare un po' i fili, perché saltiamo il primo discorso che ha fatto il professore, perché ci porta alla rivoluzione. La Sardegna non fa rivoluzioni, chiede di diventare uno Stato sovrano, quindi altra cosa diversa dall'Italia, chiamiamola penisola, ma in qualche modo dice devo affermare la mia storia, la mia cultura, le mie tradizioni, devo affermarla in qualche modo perché mi serve non tanto per l'oggi, credo se non ho capito, ma mi serve per domani, perché è i sardi di domani che devono combattere per affermare la propria, e non parlo di identità, ma proprio la propria caratteristica, che è quella dell'essere isolani. Ma non isolani e quindi mi distingo per quello che ho come retroterra culturale e storico. E a questo punto però c'è un'obiezione che è stata fatta da un tuo vecchio allievo. Se la trovo ci metto un attimo. Certo, certo. Allora, dice questa persona, non facciamo nome, non importa. Oh, fine. Allora, se quel desiderio... Allora, qui parla di... che la teoria non sociale, culturale, economica, è quella teoria del professor Casula, è calibrata e cucita attorno al desiderio di legittimare i tanti sardi che hanno usato la Sardegna per far carriera in Italia, cosicché la loro carriera assumesse il rango morale di servizio all'Italia generata dai sardi, come se la Sardegna fosse l'Egitto e l'Italia la terra promessa. Ora, al di là di questa malignetta osservazione, però a me sembra che ci offra uno spunto di riflessione importante, ed è questo: la voglia, il desiderio, il dovere dei sardi di chiedere una legittimazione di se stessi, della propria storia, delle proprie radici e di quello che loro hanno significato e che devono continuare a significare per il resto del paese. Quindi non è tanto dire professor Casula ha torto, ha ragione con la sua teoria, ma è il dopo che conta. Dove vuoi arrivare? Vuole arrivare qui, che il sardo deve lavorare su questo. Il trentennale dello statuto, il Consiglio regionale aveva fatto stampare in migliaia di copie un libricino dove raccontava tutto quello che era successo nei primi 30 anni di autonomia sarda. E però la parte storica riprendeva, direi, in pieno la teoria del professor Casula. Ci dobbiamo fermare, la pubblicità incombe. Offro un attimo. Bravo. Bentornati a voi. Stiamo parlando di Sardegna, no? Stiamo parlando di Sardegna e di chi sono i sardi? Perché siamo così miti? E poi siamo davvero così miti? Perché abbiamo così reverenza rispetto all'avanzare le nostre richieste? Siamo così timidi in Sardegna e a Roma? Se è una domanda che fa a me, io sinceramente non le so rispondere. Posso solo dirle che però la storia ci insegna che questa specie di timidezza, chiamiamola così, è forse esistita da sempre. Forse bisogna risalire a tempi molto remoti per dire che forse in altri tempi non c'è stata. Ma oggi direi che comunque esiste, dal punto di vista almeno politico, esiste certamente. Parlavo prima del libricino come dimensioni, non come contenuti, che è stato edito dal Consiglio regionale nel trentennale dell'autonomia. E quel è stato distribuito a tutte le scuole della Sardegna.
tutte le scuole di ogni ordine e grado. E allora mi chiedo, quel processo di educazione di cui parlava il professor Casula, ci sarebbe stato anche il tempo e il modo per portarlo avanti. Ma da allora sono passati altri 40 anni, perché ormai l'autonomia siamo oltre i 70 anni, e tutto sommato non mi pare che sia cambiato molto. Gerardo, grazie. Qui si entra, si passa dalla storia alla politica, che è la parte che più mi interessa. Io ho provato a influenzare la regione, perché è la regione che deve entrare con la mia dottrina, non è teoria, è dottrina. Perché dottrina? Faccio una parentesi. Perché quello che dico io è tutto controllabile nei testi di diritto costituzionale e diritto internazionale. Io ho raccontato, forse gli ascoltatori non lo sanno, che io sono stato per 7 anni consigliere di un Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, il quale era professore di diritto costituzionale a Sassari e aveva una libreria enorme di libri di diritto costituzionale ed internazionale, libreria che si era portata al Quirinale. Quando c'erano questioni che io non dovevo sentire, il Presidente mi pregava di recarmi nel mio studio ed aspettarlo. E io ho fatto ore, ore e ore di attesa nello studio di Cossiga. E in questa attesa ho letto tutti i libri di diritto costituzionale ed internazionale, perché ho la fortuna di conoscere 3 lingue e quindi leggevo, oltre l'italiano, in spagnolo, in francese e in inglese, i libri di diritto costituzionale. E ho imparato una cosa stupenda, che da storico, pur essendo io ordinario di storia, non sapevo, così come tutti i miei colleghi continentali o locali non sanno, non conoscono. Quelli che fanno la storia non conoscono il diritto. È come se il fabbro non conoscesse il martello che usa. Se non conosci il diritto non capisci niente. Non capisci cos'è uno Stato, come si comporta, come si evolve, come si aggrega, come si disgrega, perché si disgrega. Se non capisci questo non niente. Quindi io ho un bagaglio di nozioni di diritto costituzionale per cui la mia non è più una teoria da dimostrare. È una dottrina. Dottrina vuol dire che è già tutto scritto, basta leggerlo. Se non lo leggi non lo sai. Questo signore che ha fatto questa cosa non capisce niente, non sa nulla di diritto, anche poco di storia. Usa parole, capisco. A parte il fatto che sembra uno che è un autocolonizzato, cioè uno che dice, ma io adesso saracco, non sei un Meri. Se gli piace il saracco, piace a lui, a me non piace. A me ma mi piace essere Meri e non saracco. Tornando quindi, non è una teoria, ma è una dottrina. Basta semplicemente leggere il diritto costituzionale. Io ho scritto un libro, l'ho anche regalato perché il Videolina a quel tempo me lo stampò in 20.000 copie, che non ha fruttato perché evidentemente non è capito. È intitolato La terza via della storia, cioè la terza via vuol dire una via diversa della storia. O si cambia la via o si rimane nella vecchia via, non risolve niente. Fra 100 anni noi sardi saremo esattamente allo stesso punto, a lamentarci della sanità, dei trasporti, del lavoro, della Costituzione, ma se non facciamo qualcosa rimaniamo lì. Se la regione non si mette in testa di cambiare le teste dei sardi dai bambini, noi grandi, che le teste non gliele cambi, manca cannonate. I bambini, si può fare, è un problema politico, non un problema storico. A questo proposito, ecco, se posso inserirmi... No, certo. Non voglio... No. Le stiamo portando via. Sì, via. No, volevo dire che... quanto stavo dicendo prima, che si chiudeva con una nota di pessimismo, che si basava semplicemente sulla constatazione di quello che è successo. Però bisogna anche dire che la Sardegna comunque non è solo così inerte e così abbandonata all'onda di quello che succede. No, bisogna dire che è stato fatto tanto, è stato studiato tanto e ultimamente è stato fatto anche un passo molto importante.
che potrebbe essere, diversamente da quello che non è riuscito con le lotte politiche indipendentiste, o peggio ancora, ancora più in là, non è servito con un approccio di tipo culturale pur profondo, allora si è seguito un'altra strada, quella dell'affermazione come diritto costituzionalmente riconosciuto dell'insularità, come l'unica carta che ancora rimane da giocare alla Sardegna per vedere se e in che modo si può diventare, si può essere diversi da quello che siamo stati fino a ieri. Questo non vuol dire che tutto quello che ha detto il professor Casula non conta più, perché andiamo a inventare cose nuove. Questa è la logica conseguenza, perché vuol dire che finalmente prendiamo coscienza che dobbiamo affermare e far affermare a livello nazionale, parlamentare, un nostro preciso diritto, che è quello di essere isolani. Di essere isolani. Isolani. Che io lo chiamo diritto, nel senso che ci sono sull'isola, ci sono, e dello stare in quest'isola voglio venga riconosciuto tutto, che non sono tutte cose negative, ma sono anche tanti aspetti positivi. Ma rimane un fatto, io chiedo qualcosa, o meglio, rivendico qualcosa se ho coscienza di me. Brava. Certo. Se non hai la coscienza... Come la mettiamo? E torniamo a bomba. Quello che dice il Gerardo è perfettamente... Io sarei il primo contento che riuscissimo a fare qualcosa. Io, ripeto, sono uno storico, quindi lo storico, purtroppo, è quello che non è di parte, né di destra né di sinistra. La fermo un secondo, scusi. Mi spiego meglio. Lei ha parlato di insularità e la conquista che è stata diciamo portata a casa in trionfo, giustamente, è una conquista a pieno regime. E su questo non ci piove. Però è una conquista strappata. Il problema è a monte. Perché dobbiamo strappare qualcosa, ottenere qualcosa e non... averla già. È questo il concetto chiave, la natura principe. Lei mi accennava, io faccio lo storico e devo analizzare le cose. Io chiedo a Gerardo, che a me piace, io l'ho letto bene questo libro e mi è piaciuto molto, però mi chiedo, ammesso che ci venga concesso il diritto dell'insularità, cioè non il diritto, il riconoscimento dell'insularità, quali vantaggi ne avremmo? Per esempio, non avremo più aerei che costano? Questa è l'unica... Sì, aspetta, no, un momento. Può essere una fila di domande molto più lunga, professore. Questa è la prima. Certo. Cioè, adesso, per esempio, so che per venire da Roma o da Milano si paga l'ira di Dio. Quando io avevo risolto il problema nel 1961, con la continuità territoriale, la continuità territoriale è inventata da me, perché dicevo, se la Sardegna è l'Italia, quindi sono attaccato al resto della penisola, continuità territoriale, ergo il mare non lo devo pagare io, ma tutta la nazione. Naturalmente i miei contrari non capirono e ancora oggi non capiscono cos'è continuità territoriale e pensano che sia una questione economica. No, è una questione politica. Se continuità territoriale, allora tornando a bomba, se l'insularità mi dà la continuità territoriale che io riconosco, cioè è vero che sono un'isola, ma essendo il genitore della penisola italiana, tu genitore mi devi fare il favore di togliermi il mare di mezzo, il mare non lo pago, pago il tratto Cagliari-Roma senza mare, poi da Roma uno se ne va dove vuole, pagando. L'altro... Per esempio, l'insularità ci dà lavoro? Si parla tanto del lavoro. Lavoro di che? Quando tutti stanno scappando dalla Sardegna. Il lavoro si trova fuori. Secondo me lavoro non ce n'è. Io non capisco l'assessore al lavoro come può trovare lavoro in Sardegna. Ci bisognerebbe trovare lavoro. Allora vediamo nella storia. Nei quasi 80 anni di storia autonomistica, poi parliamo dell'autonomia sarda,
L'unica volta che abbiamo parlato di lavoro come politica sono i due piani di rinascita. Cosa hanno combinato? Hanno distrutto la Sardegna. Abbiamo cercato lavoro, sì, che è durato 30 anni quando si sapeva già che sarebbe morto dopo 30 anni. Abbiamo fatto le cattedrali nel deserto, vedi Ottana, vedi Porto Torres, ma anche San Rocco, che non hanno portato a niente. Due piani di rinascita. Non sono stati fatti dai sardi perché sono stati imposti da Moratti e da Rovelli e da Sorcinelli, lasciamo perdere. Quindi, ripeto, è inutile la insularità se il lavoro non lo produciamo. Noi portiamo tutto dal continente. Se io pianto un chiodo per mettere un quadro, il chiodo viene dal continente. Cioè noi non produciamo nulla. Una volta producevamo carciofi e castagne, adesso manco quelle. Ci dobbiamo fermare. A fra un po'. Bentornati, bentornati a tutti. Stiamo parlando di Sardegna e di Sardegna che cerca un po' di uno spazio, no? O forse sono i sardi che devono diventare un po' più, come dire, consapevoli di sé, no? E dobbiamo essere un po' più consapevoli, non lo so, è d'accordo, dottor Gherardini? Ma certamente sono d'accordo. Devo riallacciarmi un attimo a quello che stava dicendo il professore a proposito dell'insularità, perché si chiedeva alla fine, anche se teniamo, ecco. Io faccio un'osservazione di questa. A seguito dell'inserimento di questo principio, di questo riconoscimento nella Costituzione, che ormai sono passati quasi 2 anni, un anno e mezzo abbondante, è stata istituita una commissione parlamentare per studiare questo fenomeno. Questa commissione parlamentare in un anno e mezzo ha fatto, esagerando, una decina di audizioni. Audizioni, una commissione che invece dovrebbe fare un'indagine sul campo approfondita, seria, magari venire qui anche, invece si sono limitati a fare audizioni, cioè, come dire, molto autoreferenziale, perché sono stati sentiti ministri, ex ministri, ultimamente è stato interpellato anche il ministro Calderoli che ha parlato proprio dell'insularità, va bene, comunque togliamo questo aspetto per non perderci troppo, che ecco, questa commissione così al momento non ha dato alcun risultato, quindi se la domanda era, beh, intanto cosa è successo, non è successo niente. In questo volume, che come sottotitolo ha Luci e ombre di una conquista, e l'ultimo capitolo si intitola Una conquista con più ombre che luci, proprio perché non sta succedendo niente. Eppure degli spunti molto importanti ci sono nel lavoro conclusivo che è stato fatto dalla Commissione Speciale del Consiglio Regionale Sardo, che ha studiato questo fenomeno e ha fatto delle proposte di grande interesse che potrebbero essere analizzate proprio nei campi dei quali parlava il professore, la sanità, la cultura, l'economia, i temi più importanti, l'energia, il rispetto dell'ambiente, tanti, e poi gli aspetti economici, cioè quelli dai quali la Sardegna potrebbe dare il maggior profitto, che non sono certo le cattedrali famose, virgolette, eccetera, del deserto, che sono nate con i piani di rinascita, soprattutto il secondo piano di rinascita, il quale era presidente della Commissione Interparlamentare, il senatore Medici, e che a seguito di quella sono nate tante fabbriche, anche nel cuore della Sardegna, aziende, e sono morte tutte. E adesso ci troviamo anche con grossi problemi di inquinamento, cioè di pulizia di quelle aree dove ancora. Ecco, va bene, questo per dire che c'è tanto da fare, tanto da lavorare, però se perdiamo anche la speranza che questo passaggio all'interno della Costituzione, che tutto sommato ha il suo peso, poi si può dire che come tutte le riforme costituzionali anche questa ha bisogno di essere metabolizzata dall'ordinamento giuridico e quindi ci vuole un po' di tempo. Però se
non speriamo in questo, vuol dire proprio che... E ci sono stati tanti sardi di buona volontà e di grande cultura e preparazione che hanno lavorato su questo tema. Quindi dobbiamo avere fiducia in questo, perché se poi anche questo si rivela come l'ennesima delusione, allora francamente io non saprei più cosa dire. Bene, chiudiamo con questa speranza, anche se io conosco tutta la storia di tutte le commissioni parlamentari, a cominciare quella da Quintino Sella, a quella sul banditismo. Non hanno mai combinato nulla di pratico. Comunque, al di là di questo, ne parleremo un'altra volta. Ah, bene, ne parleremo un'altra volta, quindi ci stiamo prenotando per un'altra. Sono bene, a disposizione. Questa è una dichiarazione pubblica, quindi la prendiamo per sono buona. Sono a disposizione. Benissimo. Anche di domande, anche, diciamo, come ha fatto lui, di stimolare il discorso. Cioè, io non credo di avere la verità assoluta davanti. Io ho una sola verità, quella che la Sardegna deve cambiare in una maniera o nell'altra se non vuol rimanere così fra 100 anni. Allora, lei prima che andassimo in onda, cari spettatori, il professore mi ha dato una licenza, che è quella di fare domande birichine. Il dottore mi ha consentito questo e quindi io la domanda birichina la faccio. Stiamo parlando di autodeterminazione, di autonomia, di riconoscimento da parte di terzi nei confronti dei sardi e della Sardegna, e io ho in mente una bandiera che è quella che sventolò ai funerali di Carlo V con i quattro mori. Sì. E lì per la prima volta riconosciamo la Sardegna identificata con i quattro mori. Noi che siamo alla ricerca di un'identità, è quella la nostra bandiera? Perché arrivo alla bandiera? Perché prima abbiamo parlato di contenitore. Se non ci riconosciamo all'interno di un'immagine di rappresentanza, come possiamo chiedere di essere rappresentati? Se non sappiamo noi chi siamo? Ma qui bisognerebbe rifare un'altra trasmissione. Io ho scritto un libro sulla bandiera dei quattro mori. La bandiera dei quattro mori ha due aspetti. Che non ha importanza se siano quattro mori o certo, quattro teste, certo. Teste di bue. E il primo aspetto è, prima di tutto, fino al 1861, quindi dal 1324 al 1861, fu la bandiera dello Stato che oggi si chiama Repubblica Italiana. La fermo un secondo. Quindi gli aragonesi sbarcano a Porto Botte nel giugno del 1324 e hanno due bandiere, quella degli Aragona, insomma, quella la banda, loro, quella la loro. Loro, e poi hanno battono moneta con i quattro mori. No. Quando ripetiamo allora tutto, quando il 17 marzo 1800, scusate, il 19 giugno del 1324, quest'anno Bonaria, siamo a 700 anni, fecero uno Stato, poi spiegheremo la prossima volta perché fanno uno Stato e non una colonia, perché quello è importante. Tutti gli Stati al mondo hanno una bandiera identificativa, come hanno un nome identificativo, ecco. Come hanno delle divise militari identificative. Tu devi vedere se stai sparando o tirando a freccia chi è il nemico è? Perché è vestito con così. Quale bandiera sventola nelle navi che sbarcano? Vabbè, la loro bandiera. La loro bandiera. No, e qual nel è? Momento in cui era, qui è un po' complicato perché è, siccome i catalani e aragonesi sono una specie di federazione. Una confederazione. Sono un insieme di stati. A dirigere stranamente non è un regno ma è un principato, il principato di Catalogna. In genere è più forte perché ancora oggi la Catalogna è la più ricca, anche se ha il nome di Aragona. Allora, si ha quasi sempre la bandiera del principato di Catalogna, che sono quattro strisce rosse in campo giallo. Okay. Se volete vi spiego anche il perché. Il Barcellona. È la maglia del Barcellona. La maglia del Barcellona. Solamente che quando fanno lo Stato, e abbiamo il documento, non è che io ho inventato la cosa, è il documento di istituzione dello Stato. Sì. Da quel momento c'è un nome che si chiamerà Regno di Sardegna e Corsica, poi Regno di Sardegna, una bandiera, ha un Parlamento, ha una
una giustizia, sì, un ordinamento giudiziario. Un ordinamento giudiziario, c'è tutto regolare, cioè siamo nati regolari, ma questo sarà un altro discorso un'altra volta. Va bene, va bene, va bene. Quindi abbiamo, come dire, lavorato dal 46, abbiamo steso uno statuto autonomo, ci siamo definiti. Perché queste cose non erano già chiare nel 48, chiedo scusa. Allora, il punto... Cioè, io credo che fossimo che un'isola lo sapevamo già nel 48. Dal punto di vista storico e geografico, non c'era alcun dubbio. Il punto è che noi, per ottenere... Scusi, no, prego. Completo la domanda. Sì. Perché la Sicilia ce l'ha ed era un'isola come noi e noi non ce l'abbiamo? Che cosa, scusi? Noi non ce l'abbiamo? La Sicilia è riconosciuta isola già... Sì, dal sì, proprio statuto. Sì, no, invece noi no. Non so se no, no, professore, ti cedo volentieri la parola, prego. Su questo aspetto te la cedo volentieri, prego. Perché la Sicilia? La Sicilia l'ha avuto due anni prima del 48, perché c'era allora al posto del re il figlio, cioè Umberto, quello che poi diventa il re di Maggio, sì? Umberto, e stabilisce con un decreto luogo tendenziale che la Sicilia fosse autonoma. Perché? Perché la Sicilia stava rischiando di andare di diventare uno degli Stati Uniti, perché non dimenticare che la mafia statunitense influiva sulla mafia siciliana certo. E poteva benissimo, avevano idee indipendentiste. Allora, prima che si facesse indipendente, gli diede subito uno statuto. Statuto che due anni dopo i sardi copiarono, perché i sardi furono incapaci di fare un proprio statuto. La Costituente italiana, l'ultimo giorno, ci diede l'ok, o ci presentate uno statuto, voi sardi, o se no fuori dalla specialità. Avevamo anche padri costituenti sardi. E noi copiammo in fretta e furia, e male, lo dice Lusso, no Casula, è male, lo statuto siciliano, capito? Quindi abbiamo uno statuto copiato, vecchio di 80 anni, che non cambieremo mai, e so perché non lo cambieremo mai, io so anche le ragioni politiche, ce l'abbiamo ancora sulle spalle, è uno statuto vecchio, stravecchio, deve essere cambiato. Abbiamo meno di un minuto. Infatti, no, no, dicevo, poco da aggiungere. Per la Sicilia c'era la paura, come ha detto bene il professore, che da un momento all'altro dicesse io non sono più in Italia. E quindi c'è stata proprio l'urgenza di prendere quel provvedimento. Con la Sardegna è stata fatta una forma di patto dell'ultimo momento, per cui noi ci accontentiamo. Ecco, mi ha rubato le parole. L'ultimo di giorno della Costituente italiana, perché ci sono quattro regioni periferiche: Sicilia, Sardegna, Alto Adige e Valle d'Aosta, che erano tutti in pericolo di andare. L'Alto Adige con l'Austria, esatto. La Valle d'Aosta con la Francia, la Sicilia con gli Stati Uniti e la Sardegna. E la Sardegna non ha prossima puntata. Vabbè, okay. A voi grazie. Okay. Speriamo Prego. Di avervi almeno animato la nostra serata e animo anche alle letture. Alla prossima. Grazie.